video di protesta e di sfogo per tante ragazze che non possono parlare perché non hanno un canale YouTube pubblico, insomma, non hanno una pagina, eccetera, e si lamentano, ma anche io, per quanto riguarda le profumerie e i campioncini. Allora, chi di noi che frequenta questi canali di beauty non acquista in profumeria? Tutte praticamente, anzi vi dirò che magari chi ha meno possibilità acquista anche di più di quello che dovrebbe, magari sono ragazze che vivono ancora in casa e quindi possono acquistare rispetto magari a chi ha famiglia. Però indipendentemente da questo i campioncini vanno regalati, anche perché le profumerie comunque vengono rifornite di campioncini proprio per poterli comunque regalare alle clienti. Ecco, quanto si deve spendere per farsi regalare i campioncini? Ma io dico, non è che tutte le volte che andiamo in profumeria dobbiamo spendere o possiamo spendere 200-300 euro, anche perché, cioè, se lo spendi una volta, poi prima che finisci i prodotti, a meno che non sei un'ossessionata che devi comprare tutte le collezioni come magari abbiamo fatto in passato. E adesso è un pochettino che acquisto un po' di meno in profumeria, un po' perché parlo a nome mio e anche delle altre ragazze, anzi oggi ho scritto un post sul mio gruppo, un gruppo chiuso ovviamente, e proprio riguardo ai campioncini che avevo accennato che volevo girare questo video, e diverse ragazze hanno, parecchie ragazze hanno risposto, alcune erano anche un po' scocciate, tra virgolette, e questa ragazza dice: ormai solo le erboristerie mi riempiono di campioncini, la profumeria non è più quella di una volta. Ed è vero, perché io dopo vi mostrerò dei campioncini che ho, cioè di Chanel, delle miniature di pennelli, queste me le avevano regalate da Douglas, cioè da paura, cose che veramente adesso ce le sogniamo. Questa qui è la ragazza. Un'altra ragazza diceva: da Sephora sempre solo un campioncino di profumo per spese sugli 80-100 euro. Ho detto tutto. In effetti, poi si va molto a simpatia, perché se stai simpatica alla commessa ti regala, o magari perché ti conosce, voilà. Se invece non ti conosce, non gli stai simpatica, zacchete i campioncini, niente. Poi capita, tra virgolette, che a volte ti dicono: ah, ma no, guarda, ti diamo, cioè scegli quello che vuoi, ti diamo un campioncino dei prodotti che preferisci, fondotinta, così. Allora prendono la boccettina vuota e te la riempiono del prodotto che preferisci. E io avevo chiesto no, correttori, dei fondotinta, e praticamente quando sono arrivata a casa, che poi i giorni successivi volevo provarmi i campioncini, cioè non bastava il prodotto che c'era all'interno per stendermelo in tutto il viso, per cui vi potete immaginare come siamo messi. Vabbè, questo è uno dei discorsi, insomma, un po' così, ecco. Poi un'altra ragazza dice: da quando hanno messo in vendita da Sephora le travel size, sempre meno ti danno. Ed infatti è vero, peccato, perché non capiscono quanto sia importante far provare delle cose a noi comuni mortali, e che formiamo la massa che compra. Siamo noi che compriamo, ragazzi, e che possiamo anche recensire prodotti, perché solo noi diamo delle recensioni veramente veritiere. E invece che mandare sempre più roba a chi li sponsorizza, i prodotti arrivano a bizzeffe a casa di persone che, alcune tra virgolette, non so neanche che cosa se ne faccia, perché non li vedo neanche truccate queste persone, ma maschi, femmine, non faccio nomi di nulla, e neanche arrivano, ricevono il pacco e stanno già a girare i video di recensione. Cioè, noi li proviamo, li testiamo e poi cioè possiamo dare un parere. Io sinceramente mi sono anche un po' stufata di pubblicizzare i prodotti, di fare recensioni di prodotti che acquisto. Gli altri li prendono gratis e glieli mandano tanti, ma non è il fatto di gelosia, niente, perché tanto io prodotti, quelli che mi piacciono, me li compro. Non è che quando ti mandano tanta roba, poi magari ti mandano cose anche che non ti interessano, che non sono adatti al tuo incarnato, alla tua età, quindi non è quello. Però anche le ragazze, come vedete, che sto leggendo i loro commenti,
la pensano come me. E, quindi questo è il fatto che, ok, mandi valanghe di prodotti a tutti quanti, però, cioè, sii generoso anche con chi acquista, perché non è che tutte le volte che andiamo in profumeria, comunque, adesso non parlo di Sephora, parlo in generale, spendiamo 200 euro, non è né possibile materialmente né finanziariamente. Materialmente, perché cosa ci facciamo di tutti questi prodotti? Prima che comunque consumi palette, creme, profumi, poi ci sono quelle che fanno le collezioni anch'io di prodotti, però ormai anche le collezioni che arrivano di trucchi, cioè déjà vu, anche se cambiano, ci sta qualcosa di veramente particolare, però la maggior parte è tutte cose viste, riviste, cambia il packaging, poi cambia qualche ombretto, qualche colorazione, però i colori sono quelli, non è che si possono trasformare e inventarsi colori nuovi, quello che dico. Quindi vabbè, il discorso dei campioncini, ma dateli sti campioncini, che ci fate, ve li portate dentro le tombe? Io dico così, e io quando poi vedo che sono tirchiotti e darmi i campioncini faccio fatica a ritornare in quella profumeria, sinceramente, col braccetto corto. È sempre una profumeria qua della zona dove sono io, la prima volta sono andata lì che ho acquistato tutti i prodotti abbronzanti e mi hanno dato anche una sacca carina della Clinique, che forse in un video ve l'avevo mostrata, anzi vi lascio il link qui sotto. E mentre la volta dopo ho comprato solo una crema dopo sole perché mi serviva solo quella, e la commessa mi continuava a dire ci sono gli sconti del 30% sulle creme abbronzanti, ma io le ho appena acquistate, inutile che me le compro, vediamo come va a agosto, vedo se le ho finite e magari li ricompro, perché poi scadono, non è che posso ricomprarli di nuovo se non mi servono. E allora insomma si è un po' offesa, scocciata che ho speso 23 euro solo, infatti non mi ha regalato niente. E da lì poi è partito comunque il discorso con le ragazze, che avevo fatto vedere il sacchetto nel gruppo, che di lamentele, guardate, ho speso 23 euro e non mi hanno regalato. Purtroppo i prodotti della Australian Gold poi non è un prodotto che si trovano in tutte le profumerie, quindi sono andata anche lì proprio perché avevo la necessità di questi prodotti che mi piacciono un sacco. E, le ragazze, cioè, dategli questi profumi, questi campioncini, desiderano una pochette, ma tanto non è che ci sono cose estive che è inutile che te le tieni lì. Oppure cosa succede? A un tot di persone non gliele danno perché spendi poco, perché non gli stai simpatico, perché c'hanno fretta. Poi succede che arrivano delle persone che sono amicizia, quelle qua, vum, valanghe di campioncini. Ma facciamo un po' le cose bilanciate, anche se una non ti è tanto simpatica, ma la tessera, per dire, della tua profumeria, e due volte che è stata precedentemente ha speso 300 euro e adesso ha speso 15 euro, ma dagli lo stesso sti campioncini. Ma le strategie di marketing sono anche queste, di tenersi buona la cliente. Infatti c'è una mia amica che dice io vado solo da Douglas perché c'è una commessa, le commesse sono gentilissime e mi riempiono di campioncini, siccome loro non c'è nessuna. E devo dire che è vero, da Douglas anche a me ne avevano dati in passato, adesso è un po' che non acquisto, quindi non posso sapere. E sapete che io comunque scrivo sempre post, e quella l'altro giorno avevo scritto un post che le ragazze si erano messe un po' a ridere: regalano più campioncini i giornali che le profumerie. E in effetti è vero, perché ad esempio Star Bene, adesso non voglio fare pubblicità a Star Bene, ogni settimana regalano creme. Vi dico, a volte capita anche che ti danno dei campioncini, ti regalano nei giornali che fanno un po' pietà, nel senso che magari ci sono degli smalti che ti regalano, che sono dei colori assurdi, bruttissimi, e poi invece a volte ci sono delle cose che è comode. Questa qui diciamo che è una crema déjà vu, perché l'hanno regalata tantissime volte, infatti non la userò per nulla. Però invece questi qua di campioncini, vedete, li hanno regalati sempre con Star Bene, questo per le gambe all'arnica, questo qui aloe, questi sono non solo campioncini, guardate che confezioni belle grandi che sono, 100 ml, sono già una buona cosa. L'altra volta ero andata in parafarmacia e avevo preso una cosa abbastanza grossina, e la tipa, però, che la conosco e gli sto simpatica, mi ha regalato questa borsa, perché la parafarmacia è all'interno del centro commerciale e supermercato, quindi non puoi andare fuori con le cose così, devono essere sigillate, soltanto che si è
tutta la busta perché era piccola, e allora mi hanno dato questa qua. Guardate che carina, anche per il mare dorata. Cioè, qui per avere in profumeria una borsa del genere, ragazzi, devi spendere 400 euro. E questo qui della Orly, ad esempio, che è una buona marca di prodotti per le unghie, ecco, questo qui era un campioncino pure che c'era l'altra settimana in un giornale, adesso non mi ricordo quale, per dirvi. Per cui, se si vuole, i campioncini si possono dare, dateli. Non lo so come mai che c'è questa cosa qui, ho delle persone tanto e tutto, poi su Instagram vedi tutti questi prodotti, ma intere collezioni di tutte le brand che regalano alle solite persone. Ma poi dico, ma che cosa se ne fanno? Io non le vorrei neanche, perché poi a un certo punto vedo pure io che c'ho un sacco di trucchi che al 99,9% li ho acquistati io. Cioè, mi sono anche un po' stufata, basta, perché ce n'ho talmente tanti, e infatti adesso metterò anche in vendita un po' di cose perché sono troppe. Figuriamoci se poi ti regalano dei prodotti che oltretutto di un'intera collezione ci sono tre cose che ti piacciono, le altre fanno un po', come dire, puntini puntini per essere fine. Ecco, per cui inutile che andate a regalare. Poi ho visto anche delle cose assurde, cioè hanno regalato degli illuminanti dorati eccetera per le pelli olivastra, gente bianca cadavere, cioè, e poi questi hanno fatto il video, mi veniva un po' da ridere, ma dai. Poi magari quella che è bella, che sta bene con i colori dorati, e così non gli regalano niente. Vabbè, cosa ci volete fare? È così la vita. Adesso vi mostro un po' di campioncini. Vi mostro pochi pochi campioncini, solo questo qui perché è veramente carinissimo, che me l'avevano regalato da Douglas parecchi parecchi anni fa, infatti la scatola è un po' consumata, e ci sono delle cose interessantissime. Vedete tutti applicatori per creme, mascara, ombretti, poi c'è, vedete, una miniatura di proprio brush di Chanel, che c'è anche il logo, ce n'è uno più piccolino, ci sono anche i piumini, è carinissimo. Questo qui non l'avevo mai visto, non so se qualcuna di voi lo ha. E poi era capitato che da Sephora mi avessero regalato qualcosa di carino, tipo questa pochette o questa qui, oppure questo qui che c'è uno specchietto all'interno, o anche di Kat una tinta labbra, però ovviamente dovevi acquistare i prodotti di Kat, o un mascara. Però se fate il conto di, vi faccio vedere solo questa parte qua, di quanti cassetti posso avere pieni di prodotti, che la maggior parte insomma costate da Sephora, insomma, ha voglia di avere campioncini, no? Mi metteranno sicuramente tutti in blacklist, eh? In passato ne davano in effetti un pochettino di più, ultimamente sempre meno. E tempi fa le profumerie erano anche in un altro modo, coccolavano più la cliente, adesso purtroppo non è colpa neanche delle commesse, lì è un po' lì dei piani superiori sicuramente. C'è persone che non sono competenti, ci sono tanti che sono truccatori, però c'è gente che non è competente. A volte mi è capitato di andare in delle profumerie e dire io cos'erano i prodotti, che non sapevano. Insomma, quando è così è un po' imbarazzante la cosa, non credete? E sono cose che bisogna stare attenti, perché a lungo andare comunque, quando si cominciano sempre a spargere di più queste voci di lamentele eccetera, poi la gente comincia a andare in altre profumerie, tanto ce n'è tantissima di concorrenza, si compra su internet, e quindi insomma, vedete questa altra ragazza, ho speso una barca di soldi sia da Limoni che da Douglas, un misero campioncino, ho speso 15 euro alla bottega verde, 11 campioncini, in effetti loro ne danno parecchie. Quest'altra ragazza dice, io sono quasi contenta se non me li danno, il più delle volte sono profumi che non mi piacciono, o fondotinta troppo scuri, infatti poi ti danno i campioncini che non sono adatti alla tua pelle, al tuo incarnato. Ma poi io dico, a volte mi danno il campioncino da uomo azzarro, guarda, tu tieni, non mi serve. Ma anziché darmi quei campioncini, fai prima a regalarmi niente. Però quando ti regalano quei profumi lì da uomo, dei profumi assurdi, mamma mia, del 15-18, ragazzi, dov'è che li avete presi? In cantina siete andati a recuperarli. Quest'altra ragazza, mai e ripeto mai ricevuto campioncini da Sephora, invece da Douglas è sempre personale disponibile, e ogni volta che acquisto, a prescindere dal prezzo, esco con campioncini anche medium size. Ecco, comunque veramente poracitudine nelle profumerie a catene, sì, è vero, è proprio così, confermo.
parliamo di quando una faccia finta dispiaciuta alla Barbara D'Urso ti dicono: "Oh cara, sono terminati." Tante volte dicono: "Non ce ne sono più." Dai, mo non ci credo che in tutto il negozio non c'è un campioncino, ma dai, ma io guardate, ormai non l'ho chiesto più. Io dico, quando vedo che magari spento qualcosa di più, c'è qualche pochette, perché io dei campioncini non ci faccio niente. Allora, se mi regali una cosa carina che posso utilizzare, sì, ma altrimenti non. Nelle profumerie non catena ne danno se spendi un pochino, ovviamente. Sì, beh, quello è un po' dappertutto. Quest'altra ragazza, io gli chiedo sempre, anche se spendo poco, abbiano la faccia di dirmi di no. Bellissima questa risposta. Quest'altra ragazza dice: "Esatto, puntualmente anche a me ne danno da uomo, non vedono che chi chiede campioncini è una donna ragazza, no, allucinante." Poi ti chiedono, ti dicono: "Ma cioè, ti danno il campioncino da uomo?" Ma una magari sì, ce lo do al marito, dal fidanzato, ma magari al fidanzato non gli piace neanche quello, magari una non è manco fidanzata, che ci faccio con quelli lì? Veramente, cioè, prendili e buttali in immondizia. Un'altra ragazza, come avevo detto giorni indietro, sono andata da Sephora spendendo 63 € e mi hanno lasciato soltanto un campioncino. Beh, 63 € non è poco comunque, eh. E qua dice questa ragazza: "Qui non esistono i negozi Sephora, se spendo più di 30 € nelle varie profumerie ti danno dei campioncini." Quindi qualcuno è generoso, però insomma, come dice questa ragazza, fate provare delle cose a noi comuni mortali che formiamo la massa che compra invece che mandare sempre più roba a chi li sponsorizza. Ecco, questa è fantastica, questo è il riassunto di tutto quanto. Vabbè, niente, un video protesta, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Bisognerebbe fare un po' un sondaggio, infatti, iniziamo questo sondaggio, fateci sapere, perché al mio nome mio e delle altre ragazze comunque abbiamo parlato di questo tipo di situazione. Vabbè, che adesso si fa un video protesta così, però si parlava di questa situazione, visto che comunque noi donne spendiamo parecchio tra abbigliamento e profumeria, secondo me siamo pari, eh? Secondo me più di profumeria tante volte. E fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se vi è capitata qualche situazione particolare di poraccitudine e se vi arrabbiate quando vedete che mandano certi intere collezioni, che poi non se ne fanno niente, tra parentesi, che magari non sanno neanche usare certi prodotti. E quindi così, vabbè, comunque io adesso metterò in vendita diversi prodotti, veramente perché sono stracolma di prodotti di bellezza, tanti prodotti nuovissimi, bellissimi anche da collezione. Quindi adesso magari poi girerò un video che vi dirò dove li potete trovare di tutti i prezzi, cose più chic, cose un po' più economiche. Farò dei sacchettini, perché veramente, cioè, non ho neanche il tempo materiale per utilizzare. Poi alla fine, cioè, è inutile che aspetti troppo, magari poi dopo uno compra cose nuove, però adesso ce n'ho talmente tante che, visto che le ho comprate, le posso vendere. Logico che uno, se magari te l'hanno regalate, non è carino poi metterle in vendita, giusto? Anzi, proprio no, zero, proprio bocciata. Vabbè, comunque le ragazze lo sanno che io acquisto sempre i prodotti, quindi non c'è questo problema. E ora vi saluto con due bimbe, la Lady e la Neve. Non avevo mai finito il video con due peppine. Due bedazze. Ci vediamo molto presto. Bacio. Ciao, 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 Lady. Ciao, Neve. Ciao. Como tú te llamas yo.